L'associazione Gianfranco Lupo di Matera ancora a sostegno della ricerca scientifica, questa volta a fianco del corso di dottorato di ingegneria industriale dell'Università Tor Vergata di Roma, dove si sta conducendo uno studio per indagare i disturbi del movimento che si manifestano come alterazioni nella capacità di un individuo di controllare o eseguire movimenti volontari. Nonostante la crescente prevalenza e impatto di tali patologie sulla popolazione, molti degli strumenti diagnostici disponibili mancano spesso della precisione e standardizzazione necessarie per una valutazione accurata. Questo studio vuole mettere a punto un nuovo test per la valutazione di tali disturbi. A Roma, un evento per illustrare lo stato dell'arte della ricerca con la partecipazione di diversi atenei italiani ed esteri. Stiamo provando a fare un sistema per la valutazione del movimento o diciamo, dei disturbi del movimento che tipici diciamo, di alcune patologie neurologiche. Il nostro laboratorio si è incentrato allo sviluppo di sistemi di valutazione in tutto l'ambito sportivo e delle attività motorie, anche in ambito clinico, come nel caso di questo progetto. Tende a valutare quelli che sono i disturbi del movimento negli sportivi. Questa ricerca, questo studio potrà avere degli sviluppi futuri anche nel campo clinico. Sono già partiti i primi confronti con quelli che sono i clinici per proseguire ulteriormente le attività. Già dal 2016 abbiamo avviato un progetto di cardioprotezione. Ora siamo qui a Roma a partecipare a questa iniziativa di valutazione funzionale dell'atleta paralimpico e non, i cui risultati potrebbero portare dei grandi vantaggi anche alla comunità.